rilevanti, si scopre addirittura che questo gamma calcolato in questo modo a volte viene maggiore e minore di 1, scusate, per cui paradossalmente la curva a un grado di libertà sarebbe sopra quella più grado di libertà. Ora, la sensazione è che questa formula sia stata inserita nella normativa in maniera non molto chiara, ecco, non si capisce perché nell'ordinanza era espressa invece, così come la si trova nell'eurocodice o nelle norme americane, con le masse e gli spostamenti in una direzione, e invece appunto ha preso questa conformazione spaziale. Nei parametri di calcolo di PCM, così come erano quelli di PCM, troverete comunque sempre la possibilità di ricondursi alla gamma dettato dalle masse nella direzione d'analisi, che secondo noi rimane comunque il più attendibile, perché ci risulta insomma che anche la ricerca del settore sia condotta prevalentemente con queste ipotesi. Per questo discorso, perché ve lo faccio? Appunto per capire che non è tanto lì che bisogna giocare sul fatto di capire il fenomeno spaziale, perché a un certo punto, se non facciamo combinazioni tra le due direzioni, l'analisi è in una direzione, quindi va bene considerare le forze, il gamma determinato dalle masse e dagli spostamenti in quella direzione. Questi controlli a posteriori però invece sono controlli anche visivi, anche visuali, che ci permettono comunque di inquadrare se il tutto ha una sua attendibilità. Se trovassi degli spostamenti ortogonali troppo elevati in fasi ancora elastiche o non ancora del tutto plasticizzate, quindi non tanto nell'ultima parte del diagramma quanto in quella iniziale o intermedia, c'è da pensare che effettivamente in questo edificio devono esserci dei fenomeni di eccentricità non indifferenti, che peraltro comunque risulteranno confermati anche dall'analisi modale. Quindi si tratta di uno strumento in più che può essere utilizzato appunto anche per motivi di indagini più approfondite. Tra l'altro è possibile mostrare proprio il box che colora, che evidenzia, diciamo così, la parte spaziale che contiene la singola curva. In questo caso questo box si riduce quasi appunto a un piano, proprio perché lo scostamento è fatto di spostamenti molto piccoli. Va bene, ecco, vediamo poi vedremo poi i domini di resistenza e sempre il curve pushover in un'altra struttura, direi, quindi possiamo aprire un altro esempio per indagare ancora appunto su questi aspetti, oltre i risultati di questo specifico edificio. Ecco, sono disponibili altri file che abbiamo preparato. Questa è una struttura mista, se vediamo la visualizzazione appunto dei solai, vediamo se sono presenti all'interno dei telai in cemento armato. Anche questo è un caso che era stato diffuso a PCE, e tra l'altro è una struttura consolidata col sistema CAM, quindi dove alcune pareti sono armate appunto con questa tecnica. Ecco, si tratta anche qui di un edificio sostanzialmente abbastanza semplice, ma dove sono state condotte le analisi per provare appunto il comportamento in dettaglio della struttura. Qui vedete tra l'altro che nell'analisi modale sono sempre possibili le rappresentazioni delle masse, come era stato introdotto anche con PCE, anche questa è un'innovazione che abbiamo introdotto noi, ma riteniamo insomma sia abbastanza utile capire l'entità della massa in gioco, perché a tutti gli effetti quando per esempio noi facciamo un piano rigido bisogna essere consapevoli che questa massa è tutta concentrata nel nodo master, quando i piani non sono rigidi invece sono localizzate nei nodi del piano, ovviamente sono masse tra loro indipendenti. Questa rappresentazione delle masse, sia delle generatrici, cioè le masse che derivano direttamente dai carichi, sia delle generate, cioè le masse che diventano gradi di libertà dinamici, è molto importante per capire appunto l'analisi che stiamo conducendo. Poi è chiaro, questi sono tutti aspetti che a volte per progetti standard si potranno trascurare. Qui siamo con un ambiente che, come avete visto, penso avrete compreso che la disponibilità a questo punto di approfondimenti è opzionale, nel senso che se si tratta di edifici di importanza abbastanza standard si può forse anche a volte trascurare troppi approfondimenti, e quindi potete operare utilizzando una parte del software che è destinata appunto ai casi un po' più semplici. Però noi non volevamo rinunciare a tutti quelli che sono gli strumenti di indagine che a un certo punto devono essere padroneggiati dal progettista, altrimenti si riesce ad avere una conoscenza purtroppo solo superficiale. Solo indagando su questi aspetti si capisce cosa fa il modello di calcolo, che poi, guardate bene, non è detto appunto sia esattamente quello che fa l'edificio, siamo sempre nelle idealizzazioni matematiche, quindi
il fare questi controlli ci permette anche di capire se ciò che accade potrebbe essere quello che si attenda che accada davvero per un edificio di questo genere. Ecco, andiamo a vedere qui l'analisi non lineare. Nell'analisi non lineare si dovrebbe appunto vedere nelle varie curve di capacità, vediamo per consultare. Ecco, avete quindi una situazione simile alla precedente, con curve ovviamente diverse perché sono dettate dalla particolarità della struttura. Ecco, vediamo anche qui il diagramma tridimensionale. Ecco, questa volta invece gli scostamenti non sono irrilevanti. Per esempio, valutiamo, mettendo anche il box, si può proprio valutare, questo scostamento che è pari al 13% di questa curva in direzione ortogonale. Ciò vuol dire che se voi la vedeste in modo tradizionale l'avete schiacciata sul proprio piano e non lo potete apprezzare. Se lo vedete qui invece apprezzate quel punto anche va fuori piano. Direi che però una situazione di questo tipo non preoccupa più di tanto perché è uno spostamento che avviene prevalentemente nella fase finale della curva, cioè quando la struttura in effetti è talmente disarticolata che a quel punto è anche comprensibile che avvengano degli spostamenti non più direzionati lungo la direzione appunto proprio di spinta. Ma comunque è un segnalatore abbastanza importante. Se cambiamo curva cambia il quadro, il box di riferimento. Prendiamo per esempio una curva Y, visto che c'è nella Y, anche qui una certa deflessione, è una deflessione del 4%, questa volta è un po' su tutta la curva, cioè sembra una deflessione che inizia un po' anche dalla prima fase. Probabilmente si tratta di capire se ci sono delle debolezze maggiori per un'analisi appunto in questa direzione. Ecco, vediamo poi la scheda dei domini di resistenza, anche questa rappresenta una funzione che era già disponibile nella versione precedente del software, che ora è attualizzata appunto in questo contesto. I domini di resistenza occupano lo spazio appunto dedicato alle finestre principali all'interno dell'applicazione e vi permettono in questo caso per esempio di vedere la posizione dei punti progressivi della verifica nel corso dell'analisi pushover dell'asta a cui fate riferimento e che scegliete da un elenco a discesa posto in alto sulla sinistra. Qui ci si ricollega a una numerazione delle aste e a un certo punto per vedere i risultati è un po' impossibile prescindere da quelli che sono i numeri, i nodi e le aste. Abbiamo cercato di evitare il più possibile di doversi confrontare con questi tipi di numeri, diciamo così, nella fase di input che è molto visuale, molto intuitiva, però quando si vedono i risultati è chiaro che occorre focalizzare l'attenzione su qualcosa che ha un'identità ben precisa, quindi c'è una certa asta, su un certo nodo e così via. Ecco, se si cambia analisi ovviamente si trovano i punti di sollecitazione legate all'analisi corrente e quindi il dominio di resistenza è sempre importante per capire le strutture cemento armato e le strutture consolidate con armature come vengono verificate. Ricordiamo che il PCM 2013, così come il PCE, è disponibile anche la modellazione a diagramma parabola rettangolo della muratura, che non è una sofisticazione anche questa, ma è una maniera invece di capire il comportamento un po' più vicino a quello che potrebbe essere quello reale, attraverso una modellazione appunto che anche per la parete muratura colloca nella verifica presso flessione il punto all'interno del suo dominio di resistenza. In alternativa c'è l'espressione riportata anche dalla normativa e si basa sullo stress block che è semplificativa, quindi possibilissima anche quella, ma come al solito insomma ci piace anche avere la disponibilità di strumenti di approfondimento. Ecco, sull'analisi cosa si può dire ancora? C'è ritornando appunto alla schematizzazione del modello, possiamo vedere i report che sono disponibili nella zona destinata alternativamente alla griglia delle proprietà oppure allo studio della curva di capacità. Ecco, vediamo se andiamo con questi report. Qui siamo nelle forze spostamenti per l'analisi statica non lineare, non è una scheda disponibile, lo è invece la storia evolutiva, cioè quella che ci dice in dettaglio ad ogni passo cosa fanno le aste e come si plasticizzano progressivamente. Anche qui si tratta ovviamente di un campo di indagine destinato alle strutture più importanti, però è bene sapere appunto che è disponibile e si trova in questa finestra. Oltre alla storia evolutiva troviamo anche
forse la cosa più importante, anzi sicuramente, che è quella della scheda di sintesi e l'indicatore di rischio sismico. Vediamo, è quello sotto, ed è la scheda che trovavate anche prima, nella versione precedente, e che rappresenta un po' la sintesi di tutta l'analisi, cioè ci riporta le PGA e i periodi di ritorno sostenibili. Ecco, ovviamente in tutto ciò ricordiamo che quando si forma una scheda arriva